là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro. E lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, Zorro, il segno suo è la Z. Zorro, 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 Zorro. Viva la volpe, chiunque lei sia, che viva sempre lungo l'allegria. Conosco una volpe con una coda fotta, furba e molto brava. Quanti cani cercava di prenderla, lei di corpo riseminava. E viva la volpe, chiunque lei sia, che viva sempre lungo in allegria. Fate la carità a un povero cieco, fate un'elemosina. Vi prego, signori, aiutate un povero cieco che non sa come vivere. Il buon Dio vi ripagherà per la vostra elemosina. Signori, fate un'elemosina. Dio vi renda merito per questa offerta, signore. C'era un coyote, un brutto coyote, cos'anne lunghe e gialle, che cercava di prendere la volpe, ma lei se ne andava in fondo alla valle. E viva la volpe, chiunque lei sia, che viva sempre a lungo in allegria. Capitano, mi sorprende che voi lo permettiate. Ma è soltanto un gioco da ragazzi. È un gioco assai pericoloso. Mi ridicolizza ed esalta invece la figura di un bandito. Voi dite che quei bambini prendono in giro mio marito. In tal caso, Arturo, dovresti farli smettere. Come vuoi, mia cara. Sergente Garcia. Sì, comandante. Fate smettere di giocare coi bambini. Faccio smettere. Sì, comandante. E viva la volpe, chiunque lei sia, che viva sempre a lungo in allegria. Via, via, sgombrate la piazza! Scappate, arriva l'elefante! Diego? Il magistrato ci ha invitato alla taverna per fare colazione. Dice di doverci comunicare una cosa urgente. D'accordo, padre. Vi raggiungo subito. No, Bernardo. Il coyote non è il comandante. Il vero coyote è il nostro eccellente magistrato. Non ho mai visto quel mendicante. E tu? Vado a sentire questa comunicazione importante. Fate la carità, per favore. Un'offerta per un povero cieco che è lontano da casa e ha molta fame. Non ho denaro da darti. Vattene. Finalmente, amore mio. Non vedevo l'ora di rivederti. Caballeros, molti di voi già immagineranno il motivo di questa riunione. Al giorno del nostro caripeo nella tenuta di San Geronimo manca solamente una settimana. Oh, ma prima vorrei spiegare al nostro nuovo comandante toledano e a sua moglie che il caripeo è una festa sacra a tutti i californiani. Ci sono gare di equitazione e combattimenti fra animali. L'anno scorso i festeggiamenti si sono conclusi con la lotta tra un toro e un orso, ma quest'anno non ci sono le bestie, quindi proporrei una bella corsa di cavalli. Io condivido questo suggerimento. Mi è sempre parsa un'autentica barbarie fare combattere degli animali fra loro. Bene, visto che l'idea della corsa sembra avere la vostra approvazione, io propongo che sia un percorso campestre con vari ostacoli e che ci sia un sostanzioso premio per il primo. Chi è che non ha un cavallo qui da noi? Ci saranno molte persone che vorranno partecipare. Se bastasse avere un cavallo veloce, allora potrei correre anch'io. Ma dove contate di reperire il denaro per il premio? Io sono pronto a versare 500 pesos e credo che anche voi vogliate contribuire. Io ne metterò 100.
È una giusta iniziativa. Per quanto ci riguarda, ne versiamo 500. Vi ringrazio, un contributo molto grande. Abbiamo già un premio superiore ai 1000 pesos. C'è qualcun altro? Io vorrei poter contribuire per 200. Vi ringrazio, capitano. Signora Alarcon, vorreste registrare queste cifre? Dovrai partecipare alla corsa. Tu sei un ottimo cavaliere. No, mia cara, è il mio posto nel quartel. Ah, capitano, ma la gara che senso avrebbe senza una rappresentanza militare? Volete dire che possono partecipare i miei lancieri? Ma certo, anche i lancieri fanno parte della nostra comunità. Arturo, sarei molto contenta se corressi anche tu. Va bene, mia cara, correrò anch'io. Bene, signori, questa corsa si preannuncia molto, ma molto interessante. Ricordate che chiunque di noi può avere il cavallo vincente. Allora, c'è ancora qualcuno che vuole contribuire? Io metto 200 pesos. Io non posso più di 100. 4000 pesos sarà un bel premio. Voglio essere sicuro che tutti i lancieri parteciperanno alla corsa. Se tutti i lancieri fossero come il sergente Garcia, saremmo sicuri di vincere il premio e di portare a buon fine l'impresa. Perché siete così scettico? Oh, perché loro hanno cavalli veloci, molto meglio dei nostri. È vero, ma se la dovranno vedere con Relampico. Relampico, il campione della California. L'Aquila lo manderà qui da Monterrey. Ma sarà subito riconosciuto da tutti. No, visto che il manto non sarà più grigio e il suo nuovo nome sarà Banchero. Voi pensate proprio a tutto. Non posso permettermi di commettere degli errori. È necessario convincere tutti a scommettere sui propri cavalli. Più scommesse ci sono, più alto sarà il premio. Il primo caripeo siamo andati a farlo nella tenuta di Danielito Muñoz. Il percorso era fino alla missione di San Gabriel e ritorno. Il mio cavallo ha vinto per un naso. Di quanto era il premio quella volta? Ah, non si correva per i soldi, ma per il piacere di partecipare e vincere. Lo farebbero anche adesso. Non capisco perché il magistrato abbia voluto istituire questo premio. Suppongo per rendere più interessante la gara. Perché noi non facciamo correre Princesa? Manuela sta allenando, dice che è in una forma smagliante. Sì, ma se non sa saltare, ricordate che è una corsa ad ostacoli. È un dubbio che risolveremo appena arrivati alla fattoria. Diego, ti sei fatto male? Avevate ragione, padre. Princesa in ottima forma, fin troppo in forma per me. Ti sei fatto male, figliolo? No, niente di grave, solo che preferisco tornarmene a piedi. Io speravo che tu volessi fare la corsa con lei. Oh, no. La sta allenando Manuel, quindi è giusto che sia lui a cavalcarla. Come vuoi. Tutto quello che c'è sulla lista è in ottime condizioni, signor. I moschetti sono modello francese, ultimo tipo. E le pistole? Alcune sono belghe, altre tedesche, mentre le sciabole sono spagnole. Sono 42 casse, vero? Esatto, con la targa materiale agricolo, come mi avete ordinato. Non è segnata la polvere da sparo, capitano. Questa nave non trasporta polvere da sparo. Non voglio far correre rischi al mio equipaggio. Che me ne faccio delle armi senza polvere? Signor, questo è un vostro problema. Quello che dovevo portare l'ho portato. Se volete la merce è vostra, altrimenti andrò dai messicani che hanno un grande bisogno di armi. No, prendo tutte le casse. Bene, affare fatto. Calma, Bernardo, calma. So che devi dirmi qualcosa da quando siamo partiti, ma c'era mio padre. Che cosa succede? Il mendicante cieco di stamattina. Ha chiesto l'elemosina alla sentinella del quartel, sì. E quello gliel'ha data. Oh, lui ha dato qualcosa alla sentinella, ma che cosa? Un foglio. La sentinella l'ha nascosto. Il mendicante è andato via e tu gli sei andato dietro. Ha voltato l'angolo e tu sempre dietro. Bravo, sei stato intelligente. Hai perso di vista? Ma che cosa ti è capitato? Beh,
Cerchiamo di ragionare. Ci troviamo di fronte a due misteri. Prima, un mendicante cieco che consegna messaggi segreti. E poi il premio di 4.000 pesos per una corsa a cui tutti vorranno partecipare. E il magistrato è quello che ha avuto l'idea. È possibile che tra le due cose ci sia un collegamento? Fate l'elemosina. Te la faccio volentieri. Non so bene perché, ma mi sento generoso. Dio ve ne renderà merito, signor. Gli vorrei chiedere di farmi vincere la corsa dei cavalli. Un miracolo lo potrebbe fare. Signor, fate una piccola offerta a un povero cieco affamato. Faresti meglio non stare in giro a quest'ora. L'aria della notte non è pericolosa, signor. Occorre la massima prudenza. Mi stanno aspettando. Arriverò appena possibile. Tu intanto va, ma fa attenzione. Gatto. Eppure ero convinto che qualcuno mi seguisse. Ero io che stavo scendendo le scale. Lasciamo questa strada prima che qualcuno ci veda. Vieni anche tu, devi fare la guardia. Chi è? Ho una ricetta da parte del dottor Aguila. Ci siamo tutti tranne Figueroa. Fallo passare quando arriva. Il negozio è chiuso. Chi siete? Ho una ricetta da parte del dottor Aguila. Come mai quel cane sta abbaiando? Oh, niente, abbaia un gatto che sta sul tetto. È meglio accertarsene. Ve l'avevo detto che era soltanto un gatto. Avevi ragione. Perro, cagliate! Figueroa dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Appena sarà qui anche lui, cominceremo. Sono nel retrobottega. Grazie. Scusate il ritardo. Ah, finalmente. Possiamo cominciare. Ho il piacere di comunicarvi che il momento tanto atteso è vicino. Ho fatto arrivare clandestinamente un'enorme partita di armi senza destare alcun sospetto.
Ora abbiamo bisogno di polvere da sparo che preleveremo dalla polveriera del quartel. Signor magistrato, non sarà un'impresa facile. Capitan Toledano ha raddoppiato la guardia di notte. Vuol dire che la prenderemo alla luce del sole. Signor magistrato, ho un piano. Il giorno del caripeo tutte le strade del pueblo saranno pressoché deserte. Il capitano Toledano e i suoi lancieri saranno fuori per partecipare alla corsa. Il comandante non lascerà mai il quartiere sguardato. Infatti lascerà voi e i soldati senza cavallo. Alle ore 15 esatte arriverà un carro e si fermerà davanti al cancello. Il conducente sarà Cantù camuffato da contadino. Vi mostrerà il permesso e voi lo lascerete passare. Solis e Navarro saranno nascosti nel carro. Non appena saranno entrati, voi chiuderete il cancello. E le altre guardie? Abbiamo pensato anche a loro. Come mi giustificherò davanti al comandante? La fuga è organizzata in modo che voi non possiate essere sospettato. Verrete imbavagliato e legato insieme a tutte le altre guardie. E adesso ognuno torni a casa propria, però usciamo uno alla volta. Questa nostra riunione deve restare assolutamente segreta. Controlla che non ci sia nessuno. Misteri sono risolti. Il mendicante cieco che ci vede meglio di me e di te è in realtà un uomo del magistrato, il quale ha organizzato la corsa solo per allontanare i lancieri e rubare la polvere da sparo. Devo farlo sapere al comandante, ma se ci andassi io mi farebbe domande imbarazzanti. Allora scriverò una lettera al sergente Garcia che tu gli darai senza che sappia chi gliela sta mandando. Ma che razza di spagnolo sei che non sai bere neanche dal collo di una bottiglia? Dammi qua, ti faccio vedere io come si fa a non perdere nemmeno una goccia. Vino tinto. Lo volete nel boccale o nella bottiglia? E che cos'è? Che cos'è cosa? Una lettera. È indirizzata al capitano Toledano, è urgente. Beh, se è urgente, portategliela di corsa. Nessuno lo riconoscerà. Non dimenticare, il suo nome è Banchero. Domani dovrai preoccuparti del cavallo del comandante della Saura dei De La Vega. Non farli passare, usa tutti i trucchi che conosci. Questa è la volta che potremo finanziare la causa in maniera legale. Manca mezz'ora alla partenza. Bene, il momento è giunto. Hai fatto i tuoi auguri a Manuel? Oh, una decina di volte almeno. Ah, finalmente è arrivato il capitano. Mi stavo preoccupando per il suo ritardo. Sono contento di vedervi, capitano. Pensavo vi fosse successo qualcosa. Siamo arrivati in tempo, spero. Ah, certo, venite. Vado a salutare il capitano. È chiaro che Garcia non gli ha dato il messaggio. Devo andarmene. Sergente Garcia, come mai questo ritardo? Vedete, Don Diego, il comandante non voleva che i nostri cavalli si stancassero. Oh, che bello, le bibite! Ma come? Sono venuti tutti i lancieri? Ma certo, è logico. Tutti abbiamo il diritto di vincere i 4.000 pesos. Ma allora chi farà la guardia al quartel? È restato Figueroa con un altro paio di soldati.
Ma tanto che cosa c'è da controllare se tutti sono qui? Avete ragione, sergente. Continuate a bere. Gracias, Don Diego. Ci vediamo alla fine della corsa. Dove stai andando? In cima alla collina. C'è una vista migliore. Da qua si vedono solo partenza e arrivo. Ottima idea. Siete ancora in tempo per signora puntare, signori. Vorrei puntare su Princesa altri 500 pesos. Oh, sì. Don Alejandro. In fila. Allineati. Tutti a posto. Pronti? Su quel cavallo nero. Sta partecipando alla corsa. All'ordine del comandante. Controllate questo carro, è più importante che prendere me. Polvere da sparo, lasciate stare Zorro, prendete quegli uomini! Facciamo un bel brindisi, signori! Padre, non ho visto la fine della corsa. Chi ha vinto? Ma la nostra princesa, è naturale. Ah, i miei consigli. È stato fantastico. Oh. Andiamo, andiamo, signori. Non dovete essere così addolorati. In fondo, si è trattato soltanto di una corsa di cavalli. Brindate anche voi.